L'architetto Nadir Bisan è il curatore di un libro di prossima pubblicazione che parla di musei, in particolare del museo di Alcamo e di Gibellina. Ebbene, vuoi illustrarci i contenuti? Sì, diciamo che è la seconda edizione del volume Il fascino dei luoghi della provincia di Trapani, nella quale 3 anni fa, prima della pandemia, avevamo iniziato un percorso all'interno della bellezza di questo territorio ed è nel segno proprio della bellezza che ho cercato di dare questo segnale soprattutto alle nuove generazioni, perché qui viviamo in un territorio pieno di cultura. L'importante, a mio modo di vedere, questo è uno stimolo con questa nuova, diciamo, edizione e pubblicazione, di considerare la cultura come oggetto di valorizzazione per la bellezza, soprattutto Tu dell'arte. parli di bellezza, ma questi libri sono dedicati a personaggi e quali sono i contenuti? Allora, diciamo che quello del 2019 lo dedicammo al sognatore siciliano Sebastiano Tusa, che perì qualche tempo prima. Questo ho deciso di, comunemente con gli amici che sono autori insieme a me di questo volume, al senatore avvocato Ludovico Corrao, che fu sindaco di queste due città, di Alcamo e di Gibellina. Hai fatto qualche scoperta particolare durante questa ricerca? Sì, diciamo che ho scoperto che quest'uomo ha fatto tutta la sua vita all'interno della ricerca della bellezza di questo territorio. Come diceva Leonardo Sciascia, questa è una terra irrimedibile. Non è vero nulla, perché? Perché basta cambiare quel paradigma che è quello che dico anche nella presentazione del libro, nella mia nota. Dobbiamo lavorare sulla scuola, sulle nuove generazioni, perché questo è un territorio che può dare veramente grandissimo risultato sotto il profilo dello sviluppo e, come ripeto, assolutamente nella bellezza di questo territorio, di questa storia, di questa arte. E non a caso lo definisco, questo nuovo volume, L'arte nell'arte. E parleremo dei due musei importanti. Questo del MUCA di Alcamo, il quale merito va a questa amministrazione che l'ha saputo valorizzare nel modo preciso, poi è arrivata la pandemia, e soprattutto il MAC di Ludovico Corrao, che ha un'immagine a scala internazionale, oserei dire.